prodotti gastronomici buoni e subito pronti. Primi piatti, rosticceria, pesce alla griglia, pesce fritto, specialità baccalà e tanti contorni con verdure di stagione. L'antica fattoria di Mogno. Riconosci il marchio, dai più allegria alla tua spesa. L'antica fattoria di Mogno è presente nei mercati settimanali più vicini a te. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tanta cronaca da seguire insieme, soprattutto anche oggi il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito, ormai è diventato un amico anche di questa edizione del telegiornale, è padre Mario Ciman, benvenuto. Grazie. Padre Mario è assistente del gruppo ex alunni dell'Antonianum, il gruppo, la realtà che promuove anche quest'anno il corso di cultura al lascio dire a lei dove, a che ora? Alla Morgagna, alle ore 21 di lunedì. Lunedì in particolare chi aspettiamo? Questo prossimo, padre Mario? Lunedì 15, aspettiamo un grande vescovo, cioè Bregantini, Giancarlo Bregantini, che attualmente è vescovo di Campobasso, però lui era il vescovo di Locri Gerace. Naturalmente faceva tantissimo bene dal punto di vista religioso e anche sociale, tanto che a un certo momento hanno detto promoveatur ut amoveatur. Quindi purtroppo questa promozione in qualche modo lo ha strappato da un territorio difficile. Non è stata gradita assolutamente dalla Calabria, dai calabresi. E non è stata gradita neanche da lui. Che l'ha ovviamente comunque seguita come indicazione, ha obbedito in qualche modo, però ha lasciato gran parte del suo cuore, io che credo. Poiché egli viveva in un ambiente che era fortemente minacciato dalla 'Ndrangheta, era minacciato dalla disoccupazione, ed egli aveva combattuto in maniera aperta contro la 'Ndrangheta e anche contro la disoccupazione, attuando varie misure di carattere sociale. Ci fermiamo qui, padre Mario, perché altrimenti sveliamo tutto. Tutto il contenuto di ciò, che accadrà lunedì. Invece ci teniamo alle parti più sostanziali per la parte finale di questo telegiornale, quindi intanto tolgo la parola e vado avanti con le notizie. Un'organizzazione per delinquere che disperdeva medicinali scaduti di ospedali in terreni è stata sgominata dai carabinieri del Comando Tutela Nucleo Ecologico di Udine, che sta eseguendo dalle prime ore di oggi i provvedimenti restrittivi e perquisizioni tra Veneto e Friuli. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal GIP di Udine Alessio Verni su richiesta del PM Viviana del Tedesco nell'ambito di un'inchiesta su un traffico illecito di rifiuti, falsità documentale, truffa e danni della pubblica amministrazione. Fra gli indagati figurano anche due funzionari dell'ARPA di Udine. L'operazione vede impegnati i carabinieri del gruppo tutela ambiente di Treviso, i NOE di Udine, Treviso e Venezia, con il supporto dei militari dell'ARMA, dei comandi provinciali di Udine, Venezia e Treviso, che stanno sequestrando varie società e una decina di mezzi per il trasporto dei rifiuti. L'indagine, denominata Parking Waste, è iniziata dal rinvenimento di una discarica abusiva di rifiuti speciali ospedalieri in un'area da adibire a parcheggio di pertinenza dell'ospedale civile di Latisana. Gli accertamenti dei militari del NOE hanno permesso di scoprire l'esistenza di un sodalizio criminoso che aveva smaltito circa 600.000 kg di rifiuti speciali costituiti da terreno frammisto a rifiuti ospedalieri sotterrati in una discarica di inerti della provincia di Treviso. Contemporaneamente i carabinieri hanno anche accertato un'illecita gestione di rifiuti provenienti dalla bonifica di un deposito di carburanti di Gorizia. È stato purtroppo ritrovato senza vita lo sci alpinista travolto intorno a mezzogiorno da una valanga in Val Visdende. Le squadre del soccorso alpino della Val Comelico stanno procedendo al recupero del corpo. A dare l'allarme intorno a mezzogiorno appunto sarebbe stato un compagno di escursione dell'uomo trovato cadavere, un compagno che è stato risparmiato dalla valanga. Sul posto si è portato anche l'elicottero
elicottero del SUEM di Treviso con un'unità cinofila che ha, non ha avuto la possibilità di prestare soccorso allo sci alpinista. E nonostante il tempo sia in miglioramento sin da oggi, per il weekend il rischio di valanghe sulla montagna veneta sarà comunque marcato di grado 3 su una scala da 1 a 5. Il Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio, Centro Valanghe di ARPAV, prevede dunque per oggi e per i prossimi giorni un notevole pericolo di valanghe oltre i limiti dei boschi. L'ARPAV invita ad una particolare attenzione per le escursioni cosiddette fuori pista, con gli sci e con le ciaspole, che potranno essere ad alto rischio a causa della nuova neve che ha mascherato i depositi che si sono formati la scorsa settimana. Un'organizzazione criminale composta da 4 albanesi e 2 magrebini dedita allo spaccio di eroina in grosse quantità è stata sgominata dalla squadra mobile della Questura di Verona. La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 12 kg di eroina purissima che al mercato al dettaglio avrebbero fruttato circa 500.000 euro. Il gruppo residente tra Verona e San Giovanni Lupatoto gestiva la vendita al dettaglio all'ingrosso della droga nel capoluogo e nella provincia scaligera, ma anche sul mercato del nord-est. È scattato anche in provincia di Pordenone l'obbligo della vaccinazione antirabica per tutti i cani che hanno più di 3 mesi di vita o che sono già vaccinati e hanno superato il periodo di validità della vaccinazione, solitamente di 11 mesi. Lo ha reso noto l'azienda per i servizi sanitari. Il provvedimento è stato disposto dal Ministero della Salute per tutelare la popolazione dall'infezione di rabbia che ha colpito le volpi e anche alcuni animali domestici del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Nel Friuli occidentale in particolare sono stati accertati 10 casi di volpi malate ritrovate tra il 6 ottobre del 2009 e il 4 gennaio del 2010 tra Travesio e Castelnuovo. E questa settimana nel nostro spazio libri realizzato in collaborazione con la libreria Lovat di Padova vi vogliamo parlare di felicità grazie ad un saggio divertente e decisamente diverso che andiamo a scoprire insieme. Vediamo. Buonasera a tutti, sono Manuela della libreria Lovat di Padova e questa sera vi voglio regalare un po' di sorrisi, un po' di felicità consigliandovi questo libro. Si intitola appunto Felicità, edito da Feltrinelli e l'autore è Will Ferguson. Felicità è un'acuta e divertente satira sul mondo dell'editoria, su un certo tipo di editoria, quella che pubblica i manuali di autoaiuto, i famosi manuali che vi promettono di smettere di bere, di fumare, di perdere 10 kg in 5 giorni, quei libri che vi promettono di avere, per il solo fatto di averli letti, successo con l'altro sesso. Ecco, in questo libro il protagonista è Edwin, è un giovane editor di una casa editrice americana che una mattina si ritrova sulla scrivania un manoscritto ed è l'ennesimo manuale di autoaiuto, solo che questo manuale è omnicomprensivo, quindi ricopre tutti gli aspetti della vita di una persona, dai problemi di alcol, dal fumo, ai problemi con l'altro sesso. Questo manoscritto viene pubblicato, Edwin decide di pubblicarlo, anche se ci crede poco, viene pubblicato e diventa un libro di grandissimo successo in America. Funziona veramente, tutti smettono di bere e di fumare, nessuno ha più problemi ed è una felicità in realtà finta, una felicità che non può durare. Ecco, io vi consiglio di leggerlo per poter ridere sia di questo tipo di manuali che dei lettori di scrittori e dei lettori di manuali di autoaiuto. Buona serata con Felicità. Ancora una notizia, da Venezia il via Rewinding Health, il progetto europeo di telemedicina finanziato dall'Unione Europea con 14 milioni di euro che si concluderà nell'ottobre del 2012 e coinvolgerà 7.900 pazienti, 4.500 dei quali veneti. Si tratta di pazienti cronici affetti da patologie cardiovascolari, polmonari e da diabete che verranno assistiti a domicilio per tutto quanto possibile con l'utilizzo della telemedicina. Il via libera è stato dato dopo 2 giornate di confronto e programmazione dai rappresentanti di 9 regioni e di altrettanti paesi europei, tra le più avanzate in materia di applicazioni in Information Communication Technology. Rewinding Health permetterà ai pazienti affetti da patologie tra le più diffuse in ambito europeo di migliorare la qualità della propria vita, di favorire i percorsi assistenziali di cura, di limitare la mortalità e di diminuire le visite ospedaliere, mostrando il vantaggio dell'utilizzo dei servizi di telemedicina nelle regioni partner e nel resto d'Europa.
E siamo arrivati adesso al momento della chiacchierata con il nostro ospite, che torno a presentarvi. Si tratta di padre Mario Cimanna, assistente del gruppo ex alunni dell'Antonianum. È qui con noi perché lunedì c'è un nuovo appuntamento con il corso di cultura realizzato per quest'anno, dedicato al senso della vita. E su questo senso della vita si spenderà, abbiamo detto, un ospite molto molto significativo, decisamente da seguire. Si tratta di Monsignor Giancarlo Bregantini. Noi lo abbiamo conosciuto in particolare mentre prestava il suo servizio pastorale nella diocesi di Locri. Poi, come diceva padre Mario, è stato promosso, e questo ha significato staccarlo, in qualche modo strapparlo da una terra duramente colpita dagli effetti dell''ndrangheta e portarlo in un terreno magari più tranquillo, magari in cui esercitare in maniera più agevole la sua attività pastorale. Però ha significato anche per lui in qualche modo abbandonare le persone che più gli erano nel cuore, che più sentiva avessero bisogno del suo supporto. Ecco, da un punto di vista, diciamo, burocratico, è una promozione, poiché passa da vescovado a arcivescovado. Indubbiamente. Ecco, ma, non questo, credo che Monsignor Bregantini sia tanto attento ai titoli, sinceramente. Non sa cosa farsene, no? Tanto che egli si fa chiamare semplicemente padre. Non ama essere chiamato Monsignore, eccetera. E quanto poi al passaggio da un ambiente sicuramente malsano per la 'ndrangheta a un ambiente molto sano, questi ci sono dei forti dubbi, poiché lì mi ha detto che poi lì a Campobasso le cose non sono così lisce come si può pensare, poiché sembra che imperversi per esempio la massoneria. Ed egli si trova veramente ad essere molto impedito nella sua azione proprio da questo. Adesso, mentre la popolazione della Calabria ha manifestato un grande dolore e, sotto un certo aspetto, una grande opposizione a questo trasferimento, per tutti i motivi che sono ben noti, egli invece l'ha accettato con quello spirito tipico, no? Bezzecca, servizio, obbedisco, 1860. Ha obbedito sapendo che era un grande sacrificio che egli affrontava, in quanto sapeva che la gente per cui aveva lavorato aveva in qualche modo bisogno di lui, e partendo dal concetto che, insomma, ognuno di noi può essere utile, nessuno è necessario. Indubbiamente. Alcune volte si dubita che qualcuno è veramente necessario, perché poi chi lo sostituisce? Pensiamo che l'abbia sostituito qualcuno, forse anche migliore, ma non sappiamo. Cioè, quello è una cosa che noi immaginiamo. No, ma è giusto che lui parta da questo principio, sì, appunto, che nessuno, soprattutto quando è al servizio della Chiesa, è indispensabile necessariamente in un posto. Lui si è messo al servizio di una comunità allargata, però indubbiamente andare via da Locri ha significato uno strappo importante. Domani sera, lunedì sera, ricordiamo, lui sarà in aula Morgagni al Policlinico Universitario, in ospedale, in sostanza. Praticamente è in via Giustiniani, esatto, numero 2. Esattamente. Comincia alle 21. Ricordiamo la puntualità di questi appuntamenti, anche perché o ci si siede, Non si può entrare, questa è una cosa anche molto importante. Purtroppo qualche volta, per esempio con il buon Giuliano Ferrara, c'era molta gente seduta per terra, ma è una cosa che ci dispiace perché è contro la legge. Infatti. Quindi noi chiediamo, una questione di sicurezza. Parecchi naturalmente sono venuti troppo tardi, non c'era più un posto e sono dovuti andare via. Ecco, noi cominciamo sicuramente alle 21. Non puntuali, ma addirittura in anticipo devono arrivare poi in anticipo. Però noi garantiamo anche il finale. Noi non andiamo oltre le 23. Comunque siano, diciamo, il numero di domande del pubblico, noi finiamo. Perché? Perché rispettiamo anche tutto il lavoro che ognuno di noi farà nel giorno successivo. Quindi
le 23 è ancora un'ora tale da poter andare a dormire e dormire. E affrontare 6, 7, poi il giorno dopo i propri impegni lavorativi, di scuola e quant'altro. Giancarlo, Monsignor Giancarlo Bregantini verrà a parlare della sua esperienza, ovviamente, in Calabria. E mi interessa questa citazione da Luca: fu annoverato tra i peccatori. Sì, sarebbe fu annoverato fra i peccatori o fra i malfattori. Siamo un po' comunque le due cose corrispondono. Infatti. Appunto, cioè questo... è una citazione da Luca, no? Capitolo 22, versetto 37. Che è stato scelto proprio per il titolo della conferenza. Questo, perché io avevo dato semplicemente l'esperienza di vita con la Drangheta. Lui invece ha voluto. Cioè, lui è stato praticamente in mezzo a delle persone che dal punto di vista, possiamo dire, etico erano molto, molto messe male, però ha cercato di identificarsi con una popolazione che soffriva per queste presenze e quindi poi dice e con quelli che hanno sofferto, no? E sì, con quelli che hanno sbagliato. Ecco, quindi egli mi ha anche chiesto ma che cosa devo dire, dico dica realmente la sua esperienza in un mondo non facile, poiché evidentemente un mondo non facile perché anche apertamente era minacciato. Era minacciato, credo, anche della vita, e questo è stato uno dei motivi che hanno indotto appunto la Santa Sede a spostarlo. In qualche modo per salvaguardare la sua intimità anche. Certo. Benché molti mi hanno anche detto, beh, certo che un martire, diremo, della 'Ndrangheta andrebbe anche bene. Soltanto sì, che, però, insomma, un buon prete morto non può più aiutare nessuno, ecco, partiamo è vero anche questo che diciamo la tecnica della mafia, della Drangheta, adesso per quanto riguarda i sacerdoti è quello non di eliminarli fisicamente, ma eliminarli moralmente, cioè facendo che nascano accuse che sono tali da poter disqualificare. Sì, questa è una tecnica. E ci sono esempi anche in questi giorni, la cronaca ci ha proposto delle situazioni a carico di sacerdoti in Sicilia, in questo caso, molto pesanti, effettivamente le parole di Padre Mario inducono qualche sospetto sulla fondatezza delle accuse che vengono mosse nei confronti di alcuni preti definiti di frontiera in qualche modo. Per esempio, io conosco molto bene personalmente, perché abbiamo lavorato poi Don Turturro, no? Paolo Turturro, che ha lavorato proprio nella frontiera, e lui è stato accusato di aver abusato di bambini, che veramente è una cosa un po' assurda, conoscendolo, ma poi la vitalità di quest'uomo, quello che faceva per la gente, ma lui ha appunto costituito un gruppo, dipendiamo la pace, che lotta in maniera aperta contro la mafia. Certo. E questo naturalmente gli ha creato tutte le ostilità. Un'ostilità assoluta. Sì. Quindi, tornando alla testimonianza di Monsignor Giancarlo Bregantini, ho una curiosità, chi le piacerebbe vedere in sala, Padre Mario? Secondo lei, mi piacerebbe vedere il vescovo. Prima di tutto il vescovo. Sì. Poi, secondo lei, il messaggio di Bregantini dove dovrebbe andare a colpire? Ma quali sono le persone, i giovani? Proprio per una questione di allontanamento costante dai valori, dai modelli che hanno. Ma io ho sentito parecchi giovani desiderosi di sentire Bregantini, cioè a differenza di, mettiamo, nel caso di Giuliano Ferrara c'erano anche lì molti giovani sia fuori che dentro, fuori che lo contestavano, ma anche dentro, così. Nel caso di Zamagni, che è certamente uno dei migliori, c'erano più intellettuali, così, ma anche c'erano dei giovani entusiasti di lui, dei suoi studenti anche, oppure che avevano studiato sui suoi libri. E nel caso di Bregantini io credo che egli può mandare un messaggio che colpisse direttamente lo spirito dei giovani. Certo. Quindi io mi aspetto questo. Poi chi vivrà vedrà. Indubbiamente, indubbiamente. Padre Mario, abbiamo finito. Bene, il tempo che avevamo a disposizione. Io ringrazio Padre Mario Cimanna per averci coinvolto nel clima che caratterizzerà il nuovo incontro del corso di cultura dedicato al tema Il senso della vita. Vi ricordo ancora l'appuntamento lunedì 15 febbraio alle 21, aula Morgagni del Policlinico Universitario in via Giustiniani a Padova, quindi facilmente raggiungibile.
possibile anche con i mezzi pubblici, sì, devo dire. Sì, sì, appuntamento con Monsignor Giancarlo Bregantini per una testimonianza di una vita spesa nel nome della giustizia. Possiamo dire così, nel nome della giustizia. Grazie allora a Padre Mario Ciman per averci fatto compagnia. Per quanto riguarda l'informazione, vi ricordo il prossimo appuntamento alle 16.30 con il flash del telegiornale.